Sì, grazie Presidente. Beh, intanto anch'io ringrazio tutti i componenti della Commissione che hanno lavorato intensamente in questi mesi, perché sono stati mesi di ascolto, di confronto, anche acceso, ma sicuramente che hanno aiutato a capire un mondo e cercato di mettere un faro su quello che non ha funzionato nel sistema della tutela dei minori in Regione Emilia-Romagna e in particolare in Valdenza. Io ho avuto modo di conoscere da vicino il mondo dell'affido e so che è un tema, è un mondo molto delicato, perché qui sono coinvolte le vite, le ferite di bambini che hanno subito una violenza o hanno avuto esperienze importanti di deprivazione e ne portano e sicuramente ne porteranno i segni per tutta la vita, fra l'altro anche con un costo sociale ed economico per tutta la società, perché poi chi ha subito violenza ne porta i segni per tutta la vita e quei segni vanno in qualche modo gestiti anche quando saranno adulti e questo comporta anche un costo sociale. Sono coinvolte gli affetti dei genitori che hanno magari una vita complicata, che hanno delle difficoltà e che magari invece che sentirsi sostenuti ed aiutati si sono sentiti giudicati inidonei a fare i genitori e per questo magari hanno subito un allontanamento dei loro figli. E poi ci sono anche famiglie che per un senso di solidarietà o per un senso civico, perché ancora incredibilmente in questo clima di odio, di paura o di difesa del proprio orticello ancora ce ne sono, e non per soldi, ma come a volte una certa narrazione vuol far credere, danno ancora la loro disponibilità per un periodo ad accogliere un bambino. Poi però magari sono abbandonate a se stesse, perché magari un servizio sociale sotto organico, sempre in emergenza, una volta che è sistemato, fra virgolette, il pacco, il problema non c'è più. E magari anche queste famiglie che hanno dato la loro disponibilità, a loro volta si sentono abbandonate in difficoltà. Ecco, la Commissione d'inchiesta ha dovuto lavorare su questo quadro, ovviamente focalizzandosi su quello che in particolare è successo in Valdenza. Facciamo un po' di storia. Questa Commissione è nata mentre Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia facevano ostruzionismo sulla legge dell'omotransfobia. In quel momento noi come Movimento 5 Stelle scrivevamo e facevamo approvare l'oggetto della commissione d'inchiesta. Io sono contento che oggi Facci lo citi, perché l'oggetto della commissione d'inchiesta è nato da un emendamento scritto dal Movimento 5 Stelle e approvato qui intanto che si faceva ostruzionismo su quello. E sono contento che sia apprezzato, perché quello ha dato l'indirizzo a che cosa ha fatto e come ha operato la commissione d'inchiesta. Quindi come funzionano i servizi sociali, come sono stati spesi i soldi della Regione, se le esternalizzazioni sono state fatte in che modo, se c'era omogeneità sul territorio della Regione. Questo era scritto nell'oggetto della commissione, oggetto che è entrato lì con un emendamento del Movimento 5 Stelle. Ricordo fra l'altro anche che in una capigruppo piuttosto agitata, perché quei giorni erano agitati, si cercò di arrivare ad un testo unico proposto da tutti i consiglieri e ci eravamo anche quasi arrivati. Poi però il tavolo saltò perché lo spettacolo doveva continuare e lo spettacolo continuò e quindi non si arrivò purtroppo ad una risoluzione condivisa che probabilmente avrebbe aiutato anche nella gestione successiva della Commissione. Questo è un po' l'antefatto. Noi su questa Commissione come Movimento 5 Stelle abbiamo investito tempo ed energia, perché al di là dei punti di vista e anche delle legittime polemiche politiche volevamo fare chiarezza. Io per questo ringrazio anche le colleghe Sensoli e Piccinini con le quali insieme abbiamo sempre mantenuto la presenza del gruppo in Commissione e abbiamo prodotto richieste di audizioni, siamo intervenuti sempre con domande e approfondimenti, accessi agli atti e anche interventi. E credo anche che abbiamo convocato audizioni di interesse all'interno della Commissione come gruppo, anche scomode, perché abbiamo convocato noi in audizione i genitori con dei figli allontanati, per sentire, far sentire anche quella voce che altrimenti non si sarebbe sentita. Ovviamente una voce scomoda, ma era una voce che andava sentita. Abbiamo convocato anche voci critiche
sul sistema e sulle fragilità e sulle distorsioni che sussistono, come Morcavallo, come Valgimigli. E abbiamo anche convocato, richiesto noi di audire i direttori delle ASL per far emergere, per far capire, di lì è emerso anche, che c'è molta disomogeneità sull'applicazione delle linee di indirizzo regionali. Abbiamo richiesto noi di audire il Presidente Bonaccini e di riferire in commissione. Fra l'altro, sul tema, come Movimento 5 Stelle, non siamo inerti, ne abbiamo fatto tante chiacchiere, come magari qualcuno invece ha fatto. Abbiamo un progetto di legge alle Camere che cerca di ovviare ai limiti della normativa attuale, quando si parla di allontanamento, dove manca spesso una tutela o un ascolto anche dei genitori coinvolti. Per questo abbiamo audito anche la prima firmataria di quel progetto di legge, l'onorevole Ascari. Abbiamo come Movimento 5 Stelle un ministro, Bonafede, che ha istituito una squadra speciale e ha fatto, sta facendo ispezioni ed approfondimenti. Quindi io non accetto che si dica che il Movimento contribuisce a silenziare o a insabbiare il tema. Su questo tema il Movimento 5 Stelle ha lavorato seriamente e ha portato il suo contributo per fare luce. Non accetto neanche che il Movimento, che si dica che il Movimento non abbia fatto il suo lavoro per tutelare le opposizioni, come noi siamo e rimaniamo. Perché la Commissione ha audito tutti coloro che ogni gruppo ha richiesto di audire, anche a volte le audizioni più stravaganti, e ce ne siamo resi conto. Cosa ci consegna l'intenso lavoro fatto in questi mesi? Uno, la consapevolezza che in Valdenza è successo qualcosa che non si può sicuramente derubricare a un raffreddore, su quell'infelice espressione penso siamo d'accordo tutti. Io concordo con quanto dice il consigliere Callori, è sicuramente un'anomalia. Perché quell'anomalia si è potuta sviluppare? Io ritengo che dal lavoro della Commissione emerga che quell'anomalia si è potuta sviluppare, uno, perché le linee di indirizzo regionali non sono effettivamente applicate e applicate in maniera omogenea. Due, perché non esiste un sistema di controllo. Gli assistenti sociali hanno grandi compiti e grandi responsabilità, come direbbe l'uomo ragno, grandi potere e grandi responsabilità, che però non sono sufficientemente e adeguatamente controbilanciate da altri poteri. Quindi manca un controllo di secondo livello, manca una rotazione, manca anche il fatto che gli assistenti sociali e chi lavora in questo ambito spesso lavora in un ambito che è sottofinanziato, sottodimensionato rispetto alle grandi esigenze che ci sono. L'altro fatto è che si è ritenuto che l'Emilia-Romagna è un modello che non può mai sbagliare e quindi tutto quello che si faceva andava sostenuto e promosso. Ecco, la Commissione ci consegna anche questo, che forse dobbiamo stare più attenti, che questa Regione deve stare più attenta a non dare per scontato quello che è stato costruito negli anni, che funziona, ma che ha dei limiti e quindi non può essere sempre un modello che va incensato e va esaltato, ma che deve essere costantemente controllato e messo a punto, perché altrimenti succedono i casi che sono successi. L'altra consapevolezza che abbiamo ricavato, e di questo io ringrazio il consigliere Facci, che forse in maniera anche troppo forzata ha sempre messo a confronto e il CISMAI è noto, e CISMAI è noto, ormai era una parte costante delle nostre commissioni, però sicuramente è emerso chiaramente che una certa pignoleria, una certa formazione, una certa fissazione clinica ha perso di vista l'importanza delle relazioni familiari e si è chiusa magari in dei modelli un po' troppo autoreferenziali che invece che tutelare il bambino tende a voler colpevolizzare e punire la famiglia in difficoltà piuttosto che cercare di tutelarla. Quindi che sembra mettere, volere davanti prima il sospetto che il sostegno. È ovvio che
i casi gravi devono emergere e devono essere tutelati. Oggi è la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e i dati ci dicono che la violenza, l'abuso e il maltrattamento sui minori esistono. Però ovviamente non si può lavorare solo col sospetto preventivo, servono strumenti per identificare dove bisogna intervenire e l'intervento lì assolutamente ci deve essere, però bisogna che i servizi sociali siano, almeno questo io ritengo, principalmente visti come sostegno alle famiglie in difficoltà. Non accetto, per esempio, non condivido quanto ci ha detto il Presidente del Tribunale dei Minori, che invece i servizi sociali hanno anche il ruolo di polizia giudiziaria del Tribunale dei Minori. Io questo non lo condivido. L'altro aspetto sul quale la Commissione non ha completamente svolto il suo compito, e questo invece era uno dei compiti assegnati, è quello di capire come i soldi della Regione, che la Regione, con quale la Regione contribuisce, vengono spesi. Su questo c'è una grande mancanza, come su parte dei dati. Su questo sicuramente bisogna approfondire. Concludo dicendo quindi che il tema sicuramente è un tema delicato che va trattato con la dovuta delicatezza. A me in parte, io quindi ringrazio il lavoro di tutti i commissari, ma in parte dispiace che sia entrato qualcuno sul tema e anche in commissione a volte come elefanti in una cristalleria, ed altri magari che invece hanno starnazzato pur non essendoci mai entrati.